oggi, cari amici, a vedere un altro episodio della rubrica Character Story, voglio presentarvi un personaggio che è uno zombie, ma non uno zombie che proviene da The House of the Dead o un omicida. No, no, è uno zombie buono che è stato risvegliato da una maledizione e inconsapevolmente trova alcuni suoi momenti di redenzione. Chi è? È uscito su PlayStation. Nel 1998, la Sony Computer Entertainment di Cambridge rilasciò un gioco che, sotto certi aspetti, è diventato un vero e proprio cult, ma non ottenne purtroppo il giusto successo a causa purtroppo dello strapotere dei grandi personaggi della Naughty Dog ed Insomniac. Si tratta di Sir Daniel Fortescue, protagonista dell'omonima serie. Chi è questo personaggio? Beh, possiamo dire che la sua storia è iniziata nel 1997, diciamo, quando la Sony Computer Entertainment di Cambridge ebbe l'idea di realizzare un platform d'azione hack and slash che certamente riprendeva molti elementi che avevamo già visto in molti esponenti del genere, soltanto che qua li portava in un'atmosfera un po' più oscura, e così uscì nel 1998 il primo omonimo titolo che vedeva per protagonista Sir Daniel Fortescue, che ritorna come sotto forma di soldato non morto. In realtà il nostro personaggio era una sorta di soldato che ha avuto una vita molto travagliata, era anche considerato un codardo, era anche nato nell'anno 1250 e purtroppo quando è morto si sono create intorno ad esso delle leggende in cui lo venivano dipinto come un eroe, e visto che deve fermare il cattivone Zarok, ovviamente compito suo cercare di fermare questo cattivone e insomma riportare l'ordine e tornare a dormire in pace. Ovviamente una storia molto semplice, e questo personaggio ebbe sì un buon successo con il primo grandioso titolo per PlayStation. Poi uscì addirittura il secondo capitolo, che questa volta non era più ambientato nell'era medievale, ma era ambientato verso la fine dell'Ottocento, e questo purtroppo forse ha storto un po' troppo il naso ai fan di che volevano l'atmosfera un po' più scura, medievale, e anche addirittura un gameplay forse un pochettino più rinnovato. Ma del resto qua il gameplay è sempre il solito, hanno aggiunto qualche nuova arma, qualche nuova abilità, hanno modificato un pochettino il design del personaggio, ma del resto è abbastanza buono. E nonostante il secondo capitolo non sia stato un grande successo come il primo, era stato lo stesso considerato abbastanza bene dal pubblico. Poi ci furono altri episodi, ovviamente. Ci fu anche l'episodio per PlayStation Portable che si chiama Mediaville Resurrection, che venne rilasciato qualche anno più tardi, nel 2005, ed è più una sorta di remake del primo gioco originale, solo con una grafica migliorata, qualche arma in più, colonna sonora migliorata ovviamente, e ci sono anche purtroppo delle sostanziali differenze con la versione originale. Questo forse può piacere a chi è che non ha mai provato il primo grande episodio. E dopo questo ultimo episodio dedicato al personaggio, ci fu anche un suo ritorno ufficiale nella PlayStation All-Star Battle Royale, un gioco picchiaduro simile a Super Smash Bros, in cui il nostro personaggio è scelto come personaggio giocabile. Con questo purtroppo finì la breve avventura del nostro personaggio Sir Daniel Fortescue. Chissà se potrà un giorno magari sorgere dalla tomba e tornare a combattere. Staremo a vedere. Se dobbiamo guardare il mercato promozionale mosso intorno al personaggio di Sir Daniel, beh, non è che possiamo dire tanto, perché non hanno rilasciato tanto. Sono state rilasciate ovviamente delle immagini che sono state diffuse qualche anno più tardi dall'uscita del primo titolo in internet, poi sono state anche rilasciate delle guide ufficiali dedicate
ai primi due giochi, poi è stato anche addirittura rilasciato un CD che contiene la colonna sonora dell'episodio per PlayStation Portable e poi nient'altro, a parte il fatto che i primi due giochi sono liberamente scaricabili dal PlayStation Network. Insomma, Sir Daniel Fortescue, uno zombie buono che aiuterebbe chiunque pur di risolvere un problema e merita di essere riscoperto, cari amici. Perché non provate a rigiocare i suoi videogames? Beh, vi aspetto al prossimo servizio dedicato a un personaggio e non so ancora chi, ma sicuramente sarà qualcosa di interessante. Ciao ciao! Dame, switch between head and body using L1 plus triangle. If you find your head, L1 plus triangle will put it back on. Con la dolcezza, il tuo fidanzato.